5, 4, 3, 2, 1. E qui c'è qualcuno che mi sente, può già venire fuori. Se questa è la tua casa, vieni qui e prendici. Oh, cazzo, l'hai sentito? Alberga per caso qui un'entità negativa? Hai bisogno di aiuto? Avete sentito? Merda! Hai sentito? Sono Francesco Monti, il leader investigator di Paranormal Inquiries e vi porterò a caccia di fantasmi. Mi chiamo Francesco, voglio riuscire a contattarvi. Nel 2011 iniziò la mia avventura, dopo aver personalmente assistito ad un evento inspiegabile. Così, insieme ad un piccolo gruppo, legato dalla stessa passione, io, Gerardo ed il cameraman Lorenzo abbiamo intrapreso un viaggio per conoscere la verità sul mondo dell'occulto. C'è qui con me! Vieni fuori! Cazzo! L'avete sentito? Guarda la pianta! Dove? Merda! Ci recheremo infatti in posti con un passato oscuro, o più semplicemente luoghi, dove sono state segnalate attività inspiegabili. Avremo tutta la notte per indagare e per rilevare attività paranormali. Voglio sapere con chi sto parlando. Fatti vedere, bastardo. Di sotto diciamo che la vita si è spenta. Sacco, vieni a vedere! Da ex colonie abbandonate ad abitazioni infestate, da paesi fantasma a bunker sotterranei, noi non ci fermeremo. Siamo solo all'inizio. Documenteremo quello che accade nel mondo degli spiriti. Spilamberto, un paesino in provincia di Modena. Qui oggi ci siamo recati per investigare su eventuali fenomeni paranormali che si troverebbero in un'ex polveriera in cui molti lavoratori un tempo persero tragicamente la vita. Tutto questo stabile, che sorge su una superficie di 45 ettari, si occupava un tempo del munizionamento che veniva fornito ai soldati durante le guerre. Purtroppo in questo luogo, tutto intorno a quest'area, ci furono tragiche morti, come vi ho anticipato all'inizio, che sono proprio dovute al tipo di lavoro che si sviluppava qui all'interno di questo grandissimo complesso. Ci furono persone la cui morte fu dovuta al confezionamento di munizioni, dato che bisognava operare su della polvere che poteva essere estremamente infiammabile ed esplosiva. Sono in compagnia di un ragazzo, sempre del team dei Ghost Finder, che sarà con noi per questa indagine. Visto che il posto è molto grande, stiamo cercando di radunare le forze, soprattutto stiamo cercando di concentrarci nei punti in cui sembrano promettere meglio. Qui abbiamo una cartina in cui ci sono stati segnati i punti più forti, i punti che dovrebbero contraddistinguere la morte di qualcuno, giusto? Esatto. Ogni asterisco rosso, quindi abbiamo detto, contraddistingue una morte, e adesso noi faremo un giro per visitare un po' tutti questi punti per cercare di fare una breve cernita in modo da capire dove ha senso indagare o no. Più tardi arriverà anche un signore che conosce molto bene questo posto, che se ci concederà di poter parlare con lui gli chiederemo alcune cose in più per sapere meglio come muoverci stanotte. Abbiamo una sorta di furgoni con cui gireremo che ci accompagneranno per tutto il parco. Montiamo? Montiamo. Siamo sopra al furgone che ci condurrà per tutto questo parco, il nostro fedele autista. Adesso facciamo il giro, lasciamo passare il ragazzo davanti. Venite! Ci stiamo recando, sempre con questi furgoni spettacolari, a vedere tutta l'area dove si estendeva la vecchia polveriera, ovvero anche in punti dove strane morti si verificarono qui intorno, in tutti questi 45 ettari, in questo vasto terreno. Tutti questi cunicoli si estendono passando tra bunker, ci sono luoghi in cui proprio la polvere di cui sono fatte tutti gli esplosivi veniva miscelata e assemblata per creare il prodotto finale. Non chiesto andare. Ah, sì. Andiamo! Se qui c'è qualcuno che mi sente può già venire fuori! Forza! Ci troviamo in questo ex stabilimento.
Vogliamo già dirvi a tutti coloro che ancora oggi risiedono qui che stanotte noi staremo qua, chiusi qua dentro. Quindi se mi senti, puoi già prepararti a venire fuori stanotte. Quanto è grande sto posto? Non arriviamo più! Bene ancora, vedi i piloni? Penso ai morti quanto devono girare. Veramente. Mi vorrei trovare qui dentro. Chiuso di notte. Chiuso di notte, però stanotte ci sto. Stanotte ci tocca. Vedete là? Lorenzo, riprendi là. Quella abbiamo detto, ragazzi, che è una... lì poteva, mi chiama le polvere, qualcosa del genere, comunque. Vedete quella sorta di avamposto? Lì venivano mischiate le polveri e ci sono degli stanzini in cui erano proprio usati come sale prove per testare questi esplosivi. Adesso li andiamo a vedere. Ragazzi, sono alberi questi. Sala prova degli esplosivi. Facevano le prove, letteralmente. Entriamo. Actum! Qui sembra ancora abbastanza ben conservato, diciamo che la natura ha preso un po' il sopravvento per quanto riguarda le parti interne. Eccole! Mi trovo davanti alle sale prova, in cui praticamente sono camere tipo blindate, sono solidi muri, in cui si dice che qui all'interno venivano proprio testati gli esplosivi che venivano prodotti in questo stabilimento. Questo era un banco prova per testare gli esplosivi bellici che venivano usati poi nella seconda guerra mondiale, in tutte le guerre. Diciamo che, adesso non mi ricordo, ma penso che qui sia morta della gente. No, non è morto nessuno. Fortunato. Vabbè, allora cambiamo. Paradossalmente, anche se questo sembra il punto in cui molte persone possono essere morte, fortuna per loro, qui non è morto mai nessuno, anzi penso sia stato il punto in cui non è segnato nulla di rosso sulla mappa, quindi non sembrerebbe esserci nessuna entità paranormale. Ciao, mi chiamo Francesco, sono un investigatore dell'occulto, sono qui con degli amici che i quali insieme cercheremo di catturare la tua presenza. Se qui c'è qualcuno che sia o meno legato a questo antico posto, per favore, si può far sentire accendendomi questo oggetto luminoso? Un po' perché abbiamo desistito. Chi? Noi. Delle Rachel. Era troppo caldo, non ci si stava, torniamo col fresco. Torniamo stanotte. Ciao, sono Francesco, siamo in questo punto. Ex Sipe, una polveriera semidistrutta nella quale, durante il suo periodo di apertura, ci furono numerose morti, causate soprattutto dalla polvere da sparo e dagli incidenti che ne derivarono. Dopo il nostro arrivo sul luogo, abbiamo iniziato a visitare la location, per poi iniziare con le prime sessioni giornaliere. Abbiamo fatto un giro fino al fondo di questa struttura, dove abbiamo fatto una prova con i nostri strumenti, solo che era troppo caldo e poi ce ne siamo andati. Purtroppo il signore che doveva venire con noi a fare il giro, adesso non riesce, quindi lo faremo noi, tanto i ragazzi che sono con noi si sono fatti dare i punti in cui sarebbero successi i 13 avvenimenti di morte. Sono soprattutto questi che sono segnati in penna nera. Come possiamo vedere, faremo prima questi, che sono i più vicini a dove ci troviamo ora. Faremo in tutti una breve sessione col K2 registratore per cercare di stringere il campo su dove piazzare videocamere stanotte, dove indagare, dove soffermarci questa notte. Andremo qui, in questi punti, per poi spostarci nella parte più esterna della struttura, in cui gireremo anche tra i campi e passeremo dove siamo passati prima. Dov'è la prima, ragazzi? Quella è la morte del 77, del primo punto nella cartina. Il 77 è da dove entriamo? Quindi non si sa dove è il punto. Preciso no, però in teoria dovrebbe essere in questo. Proviamo allora, dove sentiamo? Dove entriamo? Di qui? Possiamo entrare di qua. Sì, proviamo a entrare da qui centrale.
Ciao, sono Francesco. Siamo su questo punto. Guarda Lorenzo, siamo qui. Siamo qui. Ok. In questo posto ci hanno detto che in questo stabile non sappiamo il punto esatto, quindi ti chiedo di aiutarci. Ci fu una tragica morte che coinvolse una persona la quale lavorava qui. Per piacere, puoi farti sentire, così avremo modo di capire dove cercarti. Mi presento, come ti ho detto prima, sono Francesco, stiamo cercando un contatto con una persona che presumibilmente sembra essersi suicidata in questo posto. Per favore, dacci un segnale. Posso chiedere come sei morto? Cosa ti è successo? Hai voglia di dircelo? In questo momento il nostro recorder digitale capta questa domanda. Puoi parlare in questo microfono, che noi dopo potremo riascoltarti, anche se non ti sentiamo subito. Forza, dai, dimmi come sei morto. Siamo qui per solo scopi ricercativi, non vogliamo in nessun modo offenderti, però per favore vieni fuori e parla con noi. In questo momento l'entità sembra dire soli, sentite. Io ora ti lascerò un minuto di tempo nel quale ci sarà assoluto silenzio, nel quale tu potrai usare questo spazio per dire tutto quello che vuoi. Se vuoi che ci spostiamo da un'altra parte di questo edificio, o vuoi che andiamo primi in un'altra parte di questo posto, dai delle botte, segnaci il territorio. Io conterò in senso inverso e quando arriverò a zero vorrò una risposta da te o da voi. Puoi accendere le luci di questo strumento e parla in quest'altro. 3, 2, 1, puoi parlare. Una sorta di parola sospirata sembra riecheggiare ora all'interno dell'ambiente. Sentite questo FVE con audio al massimo. Dito. C'è stato un rumore. Sì. Dai, forza! Ci siamo spostati. Ho sentito un altro ciocco. Hai detto che volevamo che ci spostassimo di qua. Siamo arrivati qui. Adesso, visto che ci hai dato una botta in questo posto, per favore, continua a darci segnali. Vuoi che mi sposti di qua? Posso venire anche di qua, se vuoi. Non ho mica problemi. Oh, ragazzi, capo 2! Ottimo, ho visto che mi hai acceso le luci di questo strumento. Per piacere, puoi rifarlo di nuovo. Hai sentito? Veniva di qua. Ah, forse lui che camminava. Hai voluto che ci spostassimo di qua, ora siamo qua. Quindi, per favore, dacci qualcosa di più concreto. Un'affermazione ci dice che siamo i primi. Ascoltate bene. No, ho sentito da sopra anch'io. Cos'era? Tipo una catena, un ferro. Qui per andare di sopra bisogna fare tutto il giro. Ah, ok. C'è la scala, perfetto. Allora, dopo proviamo a spostare. Io dovrei stasera, insomma. Ah, giusto due minuti. Perché ci stai facendo così? Ti hai sentito un fusciare che si può che sia un ferro. Sei stato tu? Dai!
te, quindi ti dico vieni. Vieni di sopra. Ho sentito uno strisciare di una catena. Guarda, io appoggio tutta la strumentazione qui. Ti do un minuto per farti sentire, se no non staremo qui più e andremo a fare continuare il nostro giro. Parti adesso. In questo momento la presenza sembra dire un nome. Valentina. Sentite. Ci richiamo in quest'altro punto, ovvero il 12, in cui anche qui si sarebbe ucciso una persona. Andiamo a vedere se abbiamo riscontri più o meno paranormali. Quindi possiamo scendere. Siamo all'altro punto, vediamo subito se abbiamo qualche riscontro. Oh ragazzi, K2. Si è acceso? Non l'avete ripreso? Forse è acceso, ma non si vede. Per piacere, ho visto il K2 accendersi. Se sei morto qui, come ci è stato detto, dacci un segno come adesso. Ora ti lascerò un minuto di tempo nel quale potrai parlarci. Vai, inizia da ora. Una domanda ben distinta vibra ora all'interno della stanza. Chi è là? C'è qualcuno? Ascoltate. Una domanda sembra ora venirci chiesta dalle entità all'interno di quel luogo. Esse sembrano chiederci, infatti, ma chi sono? Sentite bene. Dopo le prime evidenze, purtroppo all'interno di questa stanza non captammo più nulla di paranormale. Perciò decidemmo di spostarci in un'altra zona. Non l'ho vista. Ciao, puoi fare. Un forte e straziato lamento femminile si sente proprio ora. Sentite l'audio che vi abbiamo pulito ed alzato al massimo volume. C'è qualcuno qui insieme a noi. Vuoi parlarci? La donna, che sembrava essere presente in quel luogo, sembra non dare più segni per farci restare. Così, io ed il mio team ci spostiamo, con la promessa di tornare la notte. Prima ci siamo recati in questo punto, dove c'è questo corso d'acqua, e non sembra aver trovato nulla i nostri strumenti e le varie videocamere, non sembrano avere captato nulla di strano. Ora ci siamo invece spostati più su, precisamente. Dove cazzo siamo? Non mi ricordo. 102. Qua. Qui, 102. Precisamente in questo punto, in cui vicini in questo posto, quindi anche nel prato soprattutto, sembrerebbero essere morte due persone, giusto? Sì. Dato che la contaminazione dell'esterno sarebbe troppo alta, staremo qui dentro per cercare qualcosa di anomalo. Dunque eccoci qua. Ci vuoi dare qualche segnale? Il K2 si trova qua e se si accende me lo comunicano. Ciao, come ti ho detto, se non mi hai ancora notato, io sono Francesco insieme ai miei amici. Siamo un gruppo di ricercatori del paranormale. Siamo giunti qui per cercare eventuali apparizioni, eventuali presenze che si manifestano a noi. Se qui c'è qualcuno, come suole dire la storia, ovvero che qui sembra essere
sembra che siano morte due persone. Se queste due persone ci sono, qualcun altro è qui. Per favore, ti chiedo di uscire. È vero che qui è morto qualcuno? Una risata riecheggia ora. Sentite questo FVE. Ci hai cercato di dire qualcosa? Ci hai cercato di dirci qualcosa, per piacere, puoi rifarlo. Finalmente buio, è ora di partire con l'indagine notturna. Ci troviamo nella prima stanza dove effettueremo questa indagine questa notte. Partiamo ora con le prime domande di rito. Per favore, ci dai un segnale? Siamo alla ricerca della provenienza del lamento che abbiamo sentito prima, quindi ci siamo inoltrati nel buio del corridoio per cercare di spostarci sulla margine di questa enorme stanzone. Vieni fuori! Ex Sipe, una polveriera che un tempo rappresentava una delle più grandi aziende della zona, la quale dava impiego a moltissime persone. Purtroppo però, causa alcune morti dovute alla creazione di munizioni e materiale esplodente, l'ex Sipe diventò presto un luogo nel quale leggende su probabili apparizioni paranormali non tardarono a diffondersi. Io ed il mio team avevamo già fatto alcune sessioni giornaliere, nelle quali qualcosa sembrava parlarci. Poi abbiamo deciso di riposarci per lasciare posto all'indagine notturna. È arrivata la notte, è ora di dare sfogo alla nostra voglia di dare caccia a queste entità che si annidano all'interno di questa ex polveriera di cui abbiamo parlato oggi. Abbiamo situato alcune X nei punti caldi che abbiamo contrassegnato e ora ve le passerò a illustrare. Allora, la prima videocamera perimetrale che andremo a piazzare è questa qui, 36-1, che è in pratica lo stabile che è qui vicino. Qui è un perimetro molto grande, quindi ne piazzeremo due, ovvero una al piano di sotto e una al piano di sopra, e una terza la piazzeremo in fondo dove ci sono le vasche di decantazione. Poi, per quanto riguarda la quarta videocamera invece, abbiamo deciso di piazzarla qui, dove c'è questo punto rosso, in pratica vicino a questo corso d'acqua, dove in pratica qui all'interno si dice che morirono ben due persone. Questi sono i punti che noi abbiamo scelto e speriamo che con l'arrivo della notte riusciremo a beccare veramente qualcosa di molto forte. Finalmente buio, è ora di partire con l'indagine notturna per provare a testare l'eventuale presenza paranormale nella prima stanza che abbiamo contrassegnato anche oggi e che abbiamo mostrato poco fa. Andiamo, io ho in mano una videocamera full spectrum, K2, MF, varie batterie di ricarica. Il nostro collaboratore c'è in mano una macchina full spectrum per scattare foto, altri K2, altri MF e altri ragazzi. Abbiamo anche altre cose per cercare di coprire un po' tutto l'ambiente, dato che noi, essendo molto grande, non sappiamo dove si può sviluppare una qualche cosa di inspiegabile. Quindi adesso proviamo a star così per vedere, poi in base a quello che troviamo dopo ci spostiamo sul momento. Ci troviamo nella prima stanza dove effettueremo questa indagine questa notte. Ciao, ci hai sentito oggi pomeriggio? Siamo sempre noi. Qui ci hai dato qualche segno della tua presenza. Si dice che in questo posto siano morte delle persone che lavoravano qui. In questo momento il nostro recorder digitale capta dei versi anomali. Ascoltate bene. Non devo capire. Forza, puoi dirci perché, cosa è successo, perché sei morto qui all'interno? Se c'è qualcuno, si faccia sentire. Abbiamo degli strumenti di libertà per poterci contattare.
Proviamo a stabilire un contatto. Voglio che tu possa parlare con me. Sei qui con noi? Qualcosa di incorporeo viene ora captato dal nostro recorder. Ascoltate il nostro audio che vi abbiamo potenziato a tutto volume. Siete stati voi a respirare? Sì. Avete parlato voi? Hai sentito me? No, non ho sentito. Sento? Come vuoi? Non ho sentito. Anche qui ho un mucchio di rumore qui nelle cuffie. Sei stato tu a fare quella sorta di brontolio? Se sei stato tu a farlo, puoi per piacere farcelo di nuovo? Mentre noi stavamo decidendo sul da farsi, io e gli altri sentiamo distintamente un lamento che però... purtroppo non è venuto registrato. Chi è stato a fischiare? Scusi un attimo. Quello di prima l'ho sentito. Prima che noi andassimo via abbiamo sentito un lamento di donna. L'ha risentito dopo anche lui, mentre io chiedevo se... Ma non era un lamento, era un mugugno quello che ho sentito. Se qualcuno stava soffrendo... Ma il primo era un lamento. Il primo è... Posso provare a chiedere una cosa? Aspetta. C'è qualcuno che soffre in questo posto? Un respiro anomalo riecheggia nell'ambiente. Sentite. Ora andiamo a caccia del lamento che abbiamo sentito. È uno dei pochi indizi che questa notte è qui con noi. Quindi proseguiamo di qua. Siamo alla ricerca della provenienza del lamento che abbiamo sentito prima, quindi ci siamo inoltrati nel buio del corridoio per cercare di spostarci sulla margine di questa enorme stanzone. Forza, abbiamo potuto sentire un lamento distinto che proveniva da questa direzione. Sei stato tu a farcelo, quindi per favore continua a darci segnali. Una voce indistinta cerca di comunicare con noi. Ascoltate bene. Una frase riecheggia ora. Vieni fuori! Ma io te lo giuro, ma questa è un'allucinazione del mio occhio, però abbastanza strana. Io, essendo abbagliato dallo schermo, no? Mi segui? Che cazzo? Aspetta un attimo. Essendo abbagliato dallo schermo, mi sembra di scorgere una sagoma alla tua sinistra, ma non c'è, è la luce che mi fa uno stacco. Qualche buco, eh? Sì, sì. Ci troviamo davanti alle scale che portano al secondo piano, punto in cui oggi pomeriggio abbiamo sentito qualcosa di più forte rispetto al punto in cui eravamo prima. Da far notare che il K2 in questo punto, oggi pomeriggio, si è acceso di 2 pallini in circa. Quasi fino all'arancione. Quasi fino all'arancione. Quindi adesso noi saliamo per cercare di captare quello che oggi pomeriggio ci era sembrato strano. Chi c'è qui con noi? Un verso straziato ed angosciante si fa sentire.
Perché ti lamenti? Chi è che ti impedisce di parlare? C'è qualcuno qui che ti impedisce di parlare? Possiamo aiutarti? Il lamento straziato di un'entità si fa sentire in questo preciso momento. Ascoltate. Se ti mostri a noi possiamo aiutarti a liberarti dalla schiavitù di questa entità. Mostrati a noi, abbiamo gli strumenti. Ma cazzo, l'avete sentito? No, stavolta no. Praticamente stavamo radunando l'attrezzatura, abbiamo sentito un lamento proprio provenire da quella parte, quindi adesso ci siamo radunati qui e cerchiamo di star sul pezzo per non farci scappare quello che possiamo becchiare. Scusate se ho dello scotch, ma per non fare aprire troppo la mascherina. Dimmi il nome con cui vuoi che ti chiamiamo. Se questa è la tua casa, vieni qui e prendici. Hai visto? Cosa? Un pallino di terra come? Un pallino pericoloso. Oh, cazzo, l'hai sentito? Guarda, guarda che sono spostato, guarda la sabbia. Merda. Guarda la sabbia. Merda. Riprendimi, riprendi. Io guarda la sabbia, cara, guarda. Sei qui? Guarda là. Guarda che si è spostato qua! Io ho visto un pallino! Merda, si è spostato, cazzo, il pallino! Ho visto un pallino, io lì! Sì! Lì così l'ho visto, che passava di qua! In quello stesso momento vediamo la sabbia che era a terra muoversi. Che lo spirito volesse comunicarci qualcosa. Alberga per caso qui un'entità negativa? C'è qualcuno di voi che sta camminando? O sta arrivando qualcuno? Cazzo, mi è venuto. Senti. Se sei un'entità negativa, vieni qua! In questo momento il nostro apparecchio captura un rumore di passi insolito che sembrava dirigersi verso la nostra direzione. Sentite bene. Chi è? Dove? Chi è? Dove? Chi è? Dove? Senti che ci muove qualcuno. Ma io te l'ho detto. Ascoltate questo lamento femminile. Hai sentito? Questo l'ho sentito dietro le spalle. Puttana, l'hai sentito? Cazzo, hai sentito che roba? Ci spostiamo nell'altro punto che abbiamo contrassegnato, dove continueremo con l'indagine in questo mondo che sembra diventare sempre più labile e strano, dato che evidenze strane si stanno verificando qui. In questo momento io decido di spostarmi al campo base, lasciando gli altri nella stanza, soli, poiché pensammo che forse, essendo di meno nella stanza, gli spiriti potessero manifestarsi con più forza. Sentite cosa hanno catturato gli altri nella struttura. Sei la donna che sta soffrendo, la donna intrappolata, la donna che abbiamo sentito mugugnare e soffrire prima. Ci siamo divisi e il gruppo formato da Lorenzo e Manuel si sono recati dove siamo stati noi adesso e stanno girando per cercare di catturare qualcosa, magari visto che sono da soli l'entità si fa sentire più pesantemente. Io e altri ragazzi invece siamo rimasti dai monitor per controllare il perimetro e vedere se qualche cosa si muove nelle stanze. Una musica di sottofondo viene captata ora. Ascoltate bene la tonalità di questa sinfonia. Sentite. L'hai sentito? L'hai sentito? L'hai sentito? Queste sono le quattro videocamere, visione notturna. Adesso aspettiamo che gli altri finiscano, intanto continuiamo a controllare il circuito perimetrale per cercare di notare variazioni di campo. Sei tu, sei qui, ti abbiamo sentito. Un no straziato e forte si sente in questo momento. Abbiamo sentito il tuo lamento? Possiamo aiutarti? Comunque quello che passa così sono tutti insetti.
questi qua, sì. Polvere. Cioè la polvere te la noti, no? Perché vedi, allora, vedi queste qui. Allora, la polvere che passa nello schermo, però non è che vedi, questi sono insetti. Però vedi, questi sono insetti, invece un pallino di luce pulsante luminoso che segue una traiettoria ben specifica, però imprevedibile, tipo parte di qua, poi va giù, poi va su e sparisce. Pure ti sparisce addosso, invece la polvere la noti. Io sentivo qualcos'altro anche adesso. Lontano però. Siamo davanti all'entrata dell'ultimo punto dove indagheremo tutti assieme prima di dividerci con i one to one. Dai, vieni fuori! Stai venendo verso di noi. Le morti dovute alla polvere da sparo si susseguirono all'interno di questa polveriera. Durante la nostra indagine notturna, qualcosa di paranormale si stava già facendo vedere, anche se, nonostante tutto, gli spiriti sembravano aver poca potenza per farsi sentire a noi. Siamo davanti all'entrata dell'ultimo punto dove indagheremo tutti assieme prima di dividerci con i one to one. Siamo dove sono morte due persone in questo posto. Si dice che morirono queste persone. Dai, vieni fuori! Parte così. Sì, perché ho visto che qua tanto se non ti fai rispettare non esci niente. Devi venire fuori a parlare con noi. Un altro lamento sembra essere captato dal nostro recorder. Dopo poco sentite questa sorta di rumore che viene catturato dal nostro apparecchio. Chi è stato? Chi è stato? Io no. Non ho sentito nulla. Non hai sentito? L'hai sentito? Sì, ma io sento mi sbigliare da un quarto d'ora. Sì, ma io sentito fatto? Tipo... Esatto, anche io sentito. No, no, capito. Sente ancora? Un altro lamento si ode nell'ambiente. Chi è? Ho sentito urlare. Puttana, ragazzi! Adesso ho sentito... Questa puttana! Tantissima. Caccia un occhio fuori, non si sa mai. Dai, fatti vedere! Fatti sentire così! Sei... la ragazza di prima? Stai venendo verso di noi? Sentito? Hai sentito? Sì. Purtroppo, nonostante tutti gli accorgimenti presi, non siamo riusciti a registrare questo FVI che sul momento ci aveva fatto tremare. Così, per cercare di avere più potenza, Manuel ha deciso di provare per la prima volta a dire una preghiera, con il fine di aiutare gli spiriti a trovare pace e magari anche a dargli più forza per poter parlare con noi. Invoco il Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Yahweh, Gesù Cristo suo Figlio l'Altissimo, Santissimo, tutti gli angeli, gli arcangeli, gli angeli custodi, gli esseri di luce, tutti quanti. Invoco qui, ora, in questa stanza, i quattro arcangeli custodi, Michael, Gabriel, Raffael e Uriel, che si ergano nei quattro angoli della stanza, del posto in cui siamo, come le quattro torri d'avorio, e invochino a sé tutta la schiera degli angeli combattenti, per far sì che noi, che siamo qui presenti, le entità che hanno bisogno di essere aiutate, possano essere aiutate a sconfiggere, cancellare, spezzare qualsiasi energia negativa, entità negativa che sia qui presente. Per provare se la preghiera di Manuel aveva avuto effetto, decidemmo di stare in silenzio per un po', per far sì che le entità ci rispondessero. Ascoltate cosa abbiamo trovato. Il canto di una donna sembra essere captato adesso. Ascoltate bene, questa volta l'audio sembra essere abbastanza chiaro.
Una voce non ben definita sembra essere captata ora. Ascoltate bene. Ora dovete prestare la massima attenzione, poiché quello che segue ha davvero dell'incredibile. Nel video che vedrete, un ragazzo che era con noi ci dice di aver sentito qualcosa nelle sue cuffie. Poco dopo, però, l'audio della videocamera distorce improvvisamente. Dopo qualche istante, l'audio dell'apparecchio torna a funzionare perfettamente. Non appena l'audio si aggiusta, potrete chiaramente sentire che un ragazzo ed il cameraman Lorenzo dicono di aver sentito chiaramente un rumore di zoccoli di cavalli in movimento. Poco dopo, infatti, si sente un residuo dell'audio in cui sembrano battere degli zoccoli sul cemento. Perché l'audio di una videocamera professionale si era interrotto? Forse perché gli spettri avevano deciso di non farci sentire il loro arrivo? Poco dopo, io ed il mio team abbiamo anche formulato l'ipotesi che il rumore da noi sentito fosse di una carrozza che raccoglieva e finalmente liberava le anime di coloro che Manuel aveva aiutato con la preghiera. Guardate il video. E sono sicuro di aver sentito due cose. Una che si sente solo con queste cuffie, penso volete provare. Che praticamente si... Che praticamente se tu ti metti queste cuffie, uno ti fa così e dentro. E ho sentito così io. E poi ho chiesto se mi ha soffiato di fianco e poi dopo mi sembra di sentire camminare lì. Praticamente io invece ho sentito un'altra cosa, ma però mi sembrava una cosa un po' più pesante. Io qua ci hanno girato anche con dei cavalli proprio. Tipo, te hai sentito tipo galoppare dei cavalli? Esatto, sai tipo con un tranco che avevano tipo dietro il carro. Esatto. Io ho sentito tipo, la stessa identica cosa. Io poi magari quello che ho pensato, ma che sia passato a trainare qui davanti e caricare gli spiriti che erano rimasti qui, una cosa del genere, ma li ho sentiti, cioè, ma molto adesso però, anche hai sentito? Senti, sì. Tipo quelle che seguono sono immagini captate dalle nostre videocamere perimetrali. Il punto d'attenzione è contrassegnato in rosso. Punti luminosi possono essere a volte campi di energia creati da presenze incorporee. Buona visione. Durante l'indagine all'interno di questa vecchia polveriera, la cui storia e i suoi fatti di sangue concorrono a pari passo, formando mistero e una bellezza assai antica, noi del team siamo riusciti a scovare un'intensa attività paranormale, che sembra essere ancora presente all'interno di tutta quanta la struttura. Le anime che permangono qui sembrano essere le più disparate, tra le quali vi è anche quella di una donna, che più volte sembra essersi fatta sentire. Oltre ai file audio, sembra che in questo luogo ci sia anche una discreta attività per quanto riguarda le luci pulsanti ed i campi di energia statica che sembrano farsi vedere nell'ambiente. Quello che avete visto sono le nostre conclusioni su quella che tutti chiamano la polveriera ex SIPE.